E questo è anche un diario di bordo. Carmelina. Sì, certo. Ciao a tutti, oggi primo giorno di presto, stiamo facendo la scena di Lorena, ma siccome abbiamo premura vi saluto, ciao. Vabbè, ora io... Tu di voi fa portare. Ora ti deciderebbe. No, io compare, io cammino con ninja. No, gli audio ora devi fare perfetti, perché adesso prendi proprio tutte cose. Ma io non muovo. Ok. Ah, ok. Tu li devi muovere, Fede. Poco, ma tranquillo che io sono un altro. No, perché si sente. Ok. Stai vedendo il video? Sì, sì. Bravo. Guarda c'è un Fede. Non è queste gambe. Allora, le due, benvenuto, no? Le due camere, per favore, quasi no. Il check metti di là così il fuoco, lo metto di là. Ok, motore. Sono troppo professionisti, però non lo sappiamo. Allora, motore partito. 11, 11, scena 1. Stop. Sto bene. Andata? Minchia, sti cazzo. A parte gli elicotteri. I treni, che cazzo c'è? Ma passo di nuovo. Minchia, allucinante. Che non è rimasto una macchina spaziale. Con un'altra... Ecco, là ti vedi proprio pelo pelo alto, quindi a posto. Già così per stare vicino. Questo. In questo momento c'è Melo che impuntiglia foto a raffica. Grande Melo, Cambrie. Qua c'è la regia. Ecco il PH Melo Farini. Partiamo pure. 12 12 1. Un attimino. Ok, guarda la cosa e fammi un sorriso. No, tipo da che sei con la bocca chiusa, che sorridi. Ok. Oh, finito. Ciao. Bravi ragazzi. Pedriga. Mi dica. Solo per questa pubblicità mi devi dare un sacco di soldi. Secondo te, sono amorioso. Ah, io faccio perché tu mi hai camoriti in quadrature. Che devo fare in quella certa maniera. È giusto. Però siccome sono particolari, io devo questi mezzi. No, io parlo di persone, di cose. Se ti serve altra gente. Infatti io me la sono aiutare. Sono questo, sei una zia di mesi. Pure tipo da Rosario, se ti serve da Rosario non sto facendo un cazzo. Dì. È venuto per aiutare, quindi se... Infatti è andato a prendere la scala. Dico, se ti giù, vabbè, dico, va, se ti giù a... Ah, comunque, senti una cosa. Nuovo per l'audio, visto che tu a lei la segui ci sarà un panico. Ne facciamo una che tu fai la cosa... Pare, la seguo, figurati, se si sente i miei passi e i suoi passi mica si distinguono. Vabbè, facciamo una pure lei da sola. È solo audio. Lei che si cambia e fa solo l'audio. No, i movimenti devono essere giusti. Tu non ti preoccupare, i miei piedi lasciali stare. Io. Questo. Anche se c'è il panico, ma sembra fatto da lei. Va bene. Lorena, facci un saluto. Ciao. Muoviti. Che sei bravo. Così possiamo abitare insieme. Sì, magari. Ma mio padre piuttosto mi chiude in camera. Per lui io da sola manco dal paese posso uscire. Ma tu prova. Sì, vediamo, Fede. Poi sai, per ora ho dei pensieri. Che pensieri? Lo sai che Pedriga mi sta facendo i capelli. Per ora pensava. Eh sì, mi marito con Pedriga. Sì, mi marito. Ci siamo con l'audio. Il chuck l'abbiamo portato. Sì, la cerca dovrebbe essere. Ecco, scrivere. Santo Dio. Scena 13. I pennarelli li abbiamo portati. La storia è muta. È la scena 13. Tutto pronto, è forza, dai che ci ha mettere. Fai il bodyguard di bordo. Scena 13, eh. Vai, vai, lo faccio io un po' di. Audio. Un po' di. Hai fatto un progetto nuovo? Audio ci sono. Ora devo. Sì. E allora in che audio siamo? Che traccia siamo? Che cazzo è? 18, penso. Penso 18. Qua
1 numero 30 c'è scritto. Non siamo proprio a 18. Sì, sì, Lorena, sì. Stavo ripassando. Questa grande star. Quante sono? Ciao. Va bene, facciamo così. Vieni bene. Uno, così qua si sente uno. Tu sai che sarà 13-1. Te le devi segnare però queste cose. No, così sì. 13-1, quindi. Audio 13. Mi levo le rughe. Bello, leva di Federica, certo. Partiamo dall'audio 1. Faccio un nuovo progetto. Certo, qual è il discorso? Vieni, Federica. Dai. Oppa, ecco, se le impostate così, inutile fare un altro progetto. Così parto da uno. Questa parte uno, qua. No? Ammorbidisce, capito? Poi quante ne devi fare? 7000? Una. Ecco, morire. La gente. Ciao, c'è lo zio. Lo zoccio. E c'è che lo deve fare qualcuno? Io lo sto facendo. Ogni tanto lo faccio pure. Guarda che bella in questa telecamera. Che bella. Niente, mi annoiavo. Che facciamo? Ce lo prendiamo un gelato? No, poi mi spaccio la fame. Ma magari esco lo stesso. E sbrigati, a che aspetto? Arrivo. Stop, gridata. Cioè non stoppare, di nuovo, gridata. Azione. Federica, che ci fai qui a quest'ora? Ma non esagerare però. Scusa, che prima già urlavo. Ci no, non urlavi, prima parlavi pianino. Vabbè, senza stop, dai. Di petto. Federica, che ci fai qui a quest'ora? Niente, mi annoiavo. Che facciamo, ce lo prendiamo un gelato? No, poi mi spaccio la fame. Ma magari esco lo stesso. E sbrigati, a che aspetto? Arrivo. Bella, questa mi è piaciuta. Sì, ero a fare delle consegne per mia madre. Perché mi volevi dire qualcosa? Veramente, sì. Parto. Parti? E dove te ne vai? Vado a studiare a Roma. Ah. Sai, mio padre ha insistito perché vuole che mi laureo. Dice che i maschi si trovano una donna con la laurea, si spantano. Dice che una donna con la laurea può fare tutto nella vita. E tu ci vuoi andare? Prima mi sono spaventata. Ma adesso non vedo l'ora che arrivi settembre. Perché non parli con tuo padre? E partiamo insieme. Tu vuoi andare in qualche scuola di moda, che sei brava? Sì, abitiamo insieme. Magari, Fede. Ma mio padre piuttosto mi chiude in camera. Per lui, io da sola, manco dal paese, posso uscire. È vero, minchia, la bella luce che c'era stamattina. Minchia, che bello sto posto, figlioli, ha dato dei colori. Un fosso però qua. Là ci sono gli attori davanti, qui c'è la parte della mia troupe, di cui sono molto fiero, a parte il parrucchiere. Fanculo, domani di voto. Io sono Federico Maio. Dice Melo Farini. Camminiamo, abbiamo finito le riprese. Siamo un pochettino stanchini, ma a posto, soddisfatti. È stata una giornata fruttuosa. Non so se abbiamo fatto abbastanza, spero di sì. Allora, le cose giuste, Petrica con i capelli è bravo, con i coglioni li rompe un po'. Vedi, c'è tutta ancora quella pallina in mezzo. Pure con i coglioni, bravo Petrica. Lì c'è Russedena, che spacca le scarpe, abbiamo solo quelli. Io sono bravo a massaggiarli, tu sei bravo. Sì, sì, a posto. Vediamo. E quattro taglie più grandi. Ma quattro pure le. Salutate i nostri fan. Ciao fan. Salutate i fan. Ciao. Cioè, vedete? La protagonista del mio film quanto è? Sono una principessa. Minchia. Comunque, cosa hai da dire del primo giorno di ripresa? Mi fanno male i piedi. Formazione molto cinematografica e abbastanza utile. E poi? Poi niente. Vedi. E che vuoi sapere? L'ultima cosa che hai detto, e poi niente meno uno. Meno uno. Allora ragazzi, mi è venuta un'idea. Giratevi di scatto e fate tipo una posa tipo musical. Due, tre. Aia, con girata di scatto. Sì, sì. Al mio tre.
Uno, due, tre. Ah, sì, è scarso. Cosa risponde lei? Mira, si così, mi devo spendere 10 euro per farmi la telecamera. Ti rendi conto che mi ha rotto i coglioni? Ma tu ti rendi conto che mi devo spendere 10 euro? Se lei è la giornalista. Ragazzi, non rompete quel filo, eh. Non abbiamo. Ma Maria, mi sa tipo di reporter. Tantissimo. Però tipo di canale 5, di quelli che proprio. No, vabbè, non è reporter. Oggi ci troviamo in mezzo. Quello che fa pure in Afghanistan. Però un po' forse di gossip fai paese tipo degli inglesi. Che cosa vende? Io sono in camera. Hot dog. No, comunque com'è con lo smart, ma sono tutte cose. Bangladesh. Sconto per la... No, mi dispiace, non faccio sconti, è la nuova politica della bancarella. Va bene, grazie. Oh, siete il tramonto da qua, se non sbaglio? Sì. Sbaglio? Mi sa che sbaglio. Va bene, niente, va. Ciao, ci vediamo domani con una nuova puntata di... Aspetta, dillo al microfono. Ciao. Ci vediamo domani. Non so se manco quello che cazzo sto riprendendo. Con una nuova puntata di... Backstage. No, backstage. La striscia è tutto. Andiamo. Carmela, Paci, figli, frati, fidanzati e mariti, i mascoli su tutti stessi. Stiamo facendo. Parla italiano. Effetti speciali.